dai gloriosi studi della RAI di Corso Sempione a Milano. Gli avanzi di Elio e le storie tese, cioè Elio, Cesareo e Faso, conducono una nuova puntata di I Cittadini. Ma la puntata di oggi è importantissima, perché per la prima volta abbiamo un ospite. Un ospite. E che ospite, quindi annunciamolo subito, è il professor Franco D'Agostino, ricercatore in assiriologia presso l'Università La Sapienza di Roma. Fantastico, ragazzi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Ma perché l'abbiamo invitato? Perché ha scritto un libro incredibile. Un libro che il libro di cui parlano basta tutti. Basta prenderlo in mano per capire che è un bestseller. È un bestseller della cultura del passato, perché è un libro che ci fa. Vi posso dire il titolo? È il libro di cui parlano tutti. Ti parlano, certo. Sono sceso al bar prima e c'era gente che stava parlando del libro. La lingua di Babilonia. La lingua di Babilonia. Babilonia, ragazzi, un libro pazzesco. Di cosa parla il suo libro? Il mio libro parla della lingua di Babilonia, come dice il titolo, non mente. Cioè, della lingua che parlavano i babilonesi a partire dal 2000 avanti Cristo fino alla metà circa del secondo millennio avanti Cristo, quindi tra il 2000 e il 1500 avanti Cristo. Ecco, allora, è un tema che io trovo interessantissimo e tanti come me. Ma perché uno deve comprarsi il suo libro? Ma innanzitutto la cultura di Babilonia è una cultura che è molto diversa da quella che la Bibbia ci presenta. E vi dico forse una cosa che nessuno sa, che per numero di righe di testo la letteratura babilonese è seconda soltanto a quella greca, supera addirittura quella latina. E quindi abbiamo quindi una grande ricchezza. E credo che penetrare un mondo che è un po' alla base della nostra cultura occidentale in qualche modo, perché gli ebrei quando arrivarono a Babilonia sono impregnati di cultura babilonese, tra l'altro, che ne so, il diluvio è uno degli esempi più eclatanti, quindi credo che sia un modo per immergersi nella più antica, diciamo nella preistoria della cultura occidentale, quella che noi chiamiamo giudaico-cristiana in qualche maniera, ragazzi. Fantastico. Ecco, vedete che adesso diventa interessante. Esatto, è molto interessante. Voglio fare solo una domanda, ma quindi il modo di dire ma questa è proprio una Babilonia rende bene l'idea, cioè c'è comunque un centro anche culturale di interscambio. Sì, quando gli ebrei arrivano a Babilonia, Babilonia era la più grande capitale del mondo antico e c'erano babilonesi, vecchi sumeri, aramei, fenici, greci, eccetera. Quindi hanno trovato, e lì è nata il mito della Torre di Babele, appunto, no, in cui la gente non riesce più a capirsi perché Dio confonde le loro lingue. Ma senta, ma per dare un significato anche moderno a questo libro, se io dovessi avere una macchina del tempo e mi trasporto appunto intorno al 2000 o 1500 avanti Cristo e dovessi proprio, non so, per esempio mettere su una conference call, sì, o andare allo street food o fare del finger food, insomma il social, il meeting, sì, questo è in grado di sostenermi? Beh, diciamo che questo libro parla di quello che noi abbiamo, essendo una lingua morta, è una delle lingue più morte per la verità. È chiaro che quello che noi possiamo descrivere è quello che loro ci hanno lasciato, non quello che loro non ci hanno voluto scrivere. Credo comunque che la lingua avrebbe avuto la possibilità di esprimere anche questo in qualche maniera. Fantastico. Senz'altro, avrebbe quindi avuto la possibilità. Il sentimento anche... è positivo anche in babilonese. Esattamente. Okay, è importante. Bene, quindi dopo la mano morta, la lingua morta! Siete su Radio 2 e noi siamo gli ex Elio e le storie tese. Il brano era Complicated, cantato da Avril Lavigne. Perché? Perché stiamo parlando di un argomento complicato, cioè la lingua babilonese. Il libro di cui tutti parlano, scritto dal professor Franco D'Agostino, che ha scelto noi per parlare di questo libro. Pazzesco. Ed è complicato non solo perché è una lingua morta, complicata, eccetera, ma anche perché si lavora in un posto complicato che è l'Iraq, quindi ci parli degli aspetti complicati, pratici dell'essere in Iraq a fare scavi. Ma devo essere sincero, noi scaviamo da 8 anni un sito che si chiama Abu Beira, che si trova a 7 chilometri a sud di Nassiriya. Viviamo ad Ur, che è la famosa capitale sumerica con la Ziggurat, eccetera, eccetera. E quindi noi abbiamo la fortuna di avere questa attività in un paese che abbiamo visto negli ultimi 10 anni in cui lavoriamo crescere enormemente. Oggi l'Iraq è molto tempo che è sulla via della normalizzazione, nonostante appunto ISIS, eccetera. Quindi noi abbiamo visto proprio un paese cambiare, la nostra quotidianità
là è molto... Lei non ha paura quindi di lavorare, porto scavare anche studenti, lì. Porto moltissimi studenti del primo anno che fanno addirittura la fila, le posso assicurare, per poter venire. Ma allora con può, noi por- può portare anche noi, che tanto se non abbiamo più niente da fare. Beh, ma... Ammettete che se vi avessero proposto di andare però a Baghdad o a Nassiria... Diciamo che la città in Iraq è la morte sua proprio. No, quindi insomma bravi questi studenti che non hanno alcun... coraggio. Ma bravo lei! Senta, ma per chiedere delle cose interessanti che hanno anche degli aspetti diciamo che ci toccano oggi, ci sono dei termini che arrivano da quella lingua che si usano ancora oggi? Per caso. E ci sono delle parole che si sono mantenute nel dialetto locale arabo, per esempio, ma questa è ovviamente un'altra cosa. Beh, però è già interessante. Sì, comunque la cultura babilonese si è mantenuta, questa è stata la grande forza. Cioè, spinta, qualche aspetto pratico. Non so, una cosa che si faceva alla babilonese, dico, esatto. Mi faccio un panino alla babilonese. Per dire, magari panino e birra, ecco, la birra era più possibile. Cioè, perché la birra babilonese, esatto, cioè sì. La birra ha origini sumere. Esattamente. Ma quindi c'erano anche le birrerie? Sì, sì, assolutamente. C'erano proprio addirittura nel testo di Gilgamesh, che è appunto un testo letterario importantissimo babilonese, c'è una taverniera come elemento, come uno dei personaggi, proprio perché era un elemento molto comune nella quotidianità di un uomo sumerico e babilonese di quel tempo. Quindi, ma che libro interessante! Che oltretutto... ci siamo accorti che ci sono degli esercizi anche, esatto, sul libro, certo, per, esatto, imparare a scrivere in babilonese. Scusami Elio, sei veramente indietro, sì. Io ieri ho fatto un compito e ho preso 7.5 perché ho sbagliato tre verbi, guarda, ero andato fortissimo e il prof D'Agostino mi ha dato 7.5 solo. Ma io sono buono, 7.5 è poco nei miei stati. Allora purtroppo abbiamo poco tempo, per cui ci ascoltiamo un altro pezzo e dopo, anzi no, mi dicono che non si può neanche fare quello, no! C'è un'interruzione, no! Però ci risentiamo dopo. A dopo. Ci risentiamo dopo. Oh che bella sigla, Madonna. Oh che bella musica, mi mette allegria. Ragazzi, è venerdì 25 maggio, siete su Radio 2, siamo i cittadini e sta accadendo qualunque cosa. Siamo subissati di mail all'indirizzo icittadini@rai.it. Perché? Perché abbiamo ospite l'uomo del giorno, che è il professor Franco D'Agostino, che ha scritto il libro La lingua babilonese. Fantastico. Ci chiedono qualunque cosa. Tra l'altro, Elio, ti voglio dire che oltre alle elettrolettere che hai appena citato, sono anche arrivate due tavolette d'argilla con delle domande originali con domande per il prof D'Agostino. Insomma. Ecco, allora ne approfitto per chiedergli su quale supporto scrivono i babilonesi. I babilonesi scrivono sull'argilla, sulla pietra più raramente perché la pietra era ignota, non esisteva in Mesopotamia, quindi dovevano importarla, ma sull'argilla moltissimo. Abbiamo centinaia di migliaia, forse milioni di tavolette per la storia antica, ed è la cosa divertente che essendo l'argilla un materiale che non si distrugge mai, e noi abbiamo informazioni che loro non volevano mantenere, mentre noi abbiamo dell'antichità, informazioni dei sovrani, cioè noi qui abbiamo oltre che i sovrani abbiamo anche la quotidianità, la lite tra fratelli per una e infatti per questo è quello che le voglio chiedere dopo questo disco. Eccoci ancora qua, questo era Seal con Kiss from a Rose. Che ma bella noi voce, siamo in collegamento, ma noi siamo in collegamento con il professore Franco D'Agostino, l'uomo del giorno, al quale vogliamo chiedere di cosa parlano gli scritti dei babilonesi. Ma quelli un po'... Di quali argomenti? I canti anche. Esatto. Esatto. Noi abbiamo una letteratura straordinaria, come dicevo prima, molto ricca, ma la cosa più interessante del mondo antico mesopotamico è la grande ricchezza di informazioni sulla quotidianità che noi abbiamo. Questo ad esempio... Abbiamo processi, liti tra fratelli per dividersi l'eredità, manumissioni di schiavi, cioè liberazioni di schiavi. Abbiamo addirittura bilanci a pareggio. Magari anche erano falsi molto più arcaici. Bilanci in pareggio. Questo capita, ogni tanto può anche capitare. Ma so che avete trovato anche una carta carburante. Appunto, sì, è possibile. Non mi stupirebbe, diciamo. Messaggini spinti. Sì, sì, esiste anche quello. C'è una grande lettera. Beh, loro non avevano la pruderie, diciamo, cristiana, se mi posso permettere di dire in questa maniera. Diciamo che erano dei primi post-it che però non potevi attaccare da nessuna parte. Perché non avevano ancora inventato la colla, ma soprattutto il frigorifero. No, loro avevano la colla, usavano il bitume per incollare, quindi insomma avevano anche quello. Allora, però c'è una domanda, perché c'è gente che dice che sembra che abbiate trovato nel sito durante gli scavi
una copia in argilla della Torre di Babele di Bennato. È vero. E avete sospeso anche gli scavi per un po'. No, questa notizia purtroppo è falsa. È una fake news. Sembrava, avevamo creduto di averlo trovato, invece non l'avevamo trovato. Sono le fake news. Chissà come si scrive fake news. Innanzitutto, chissà su che tipo di strumento si sarebbe ascoltato un sull'argilla. Un giradischi d'argilla. Allora, voglio chiederle quante persone nel mondo sanno parlare il babilonese? Beh, noi come abbiamo detto non lo parliamo, che lo stanno studiando e che lo conoscono comunque più di quanti si possa immaginare. Cioè quanti? Diciamo che noi abbiamo in ogni grande università c'è un insegnamento di questa materia che è fondamentale anche per, diciamo, perché è stata utilizzata per gli studi biblici, diciamo, ha accompagnato per molti anni gli studi biblici, quindi ha avuto una grande fortuna. Quindi c'è una community. C'è certo. Una community, esattamente. Esattamente. Ragazzi, una community adesso internazionale che si occupa di questo con grande alacrità. Voglio dire, siccome ci sono in giro dei cultori di Star Trek che parlano in Klingon, esatto, non si potrebbe fare un gruppo di cultori di popoli antichi e parlare in babilonese. Ma soprattutto nelle scuole, invece di fare i vulcani e i portaceneri con l'argilla, bravo, come facevo io, le tavolette, imparate a scrivere babilonese sulla tavoletta. Quello sarebbe divertentissimo. No, infatti, secondo me le nuove scatole del Didò, destinate all'infanzia, ci dovrebbero essere, non so, dei rudimenti di babilonese. Per scrivere in babilonese. Perché lo trovo molto chic. Cosa parli? In babilonese. Allora, qual è la cosa più interessante che c'è nel suo libro? Ma credo che la cosa più interessante sia la crestomazia che abbiamo messo alla fine, cioè la raccolta di testi che abbiamo messo alla fine del libro per presentare la lingua. Che è la crestomazia. Si chiama crestomazia, vuol dire... Io questa parola ora me la metto subito nel mio... Mi è scappata, giuro. No, io la uso. Me la utilizzo subito per andare a cuccare. Ma guarda in giro. Che io la chiedo uso abitualmente. Nel mio salone... Allora, l'altro giorno ero a casa con mia moglie, cioè abbiamo guardato la libreria tutti in disordine e ho detto... E metti a posto sta crestomazia, no? Sì. Vabbè, quante cose sono partite da queste tavolette, eh? Ascoltiamo un disco e poi parliamo della crestomazia. Professore, neanche, non so, 20 minuti siamo alla quarta ristampa. Se lo aspettava, è pazzesco. È incredibile. Beh, grazie a voi, insisto. Allora, quindi... c'è tutta l'Italia che sta attendendo un suo commento sulla crestomazia. Cos'è? Sì, la crestomazia appunto è diciamo, la novità di questo nostro testo, è proprio la raccolta di testi che presenta che tipo di mondo noi abbiamo, dove abbiamo aggiunto, oltre ai testi letterari, che sono i più famosi, anche i testi della quotidianità di cui parlavamo prima, insomma. Incredibile. Per far vedere quanto fosse. E abbiamo chiuso con il botto, quindi sì, grazie. Non grazie siete nessuno se non avete il libro del professor Franco D'Agostino, La lingua di Babilonia. Poveretti, grazie per aver scelto noi, professore. Grazie. A presto. Grazie. E noi ci risentiamo dopo. E siamo ancora noi, i cittadini, su Radio 2. E siamo ancora sotto shock perché abbiamo parlato unici in Italia per mezz'ora con il professor Franco D'Agostino, autore del libro La lingua di Babilonia. Faso è completamente schiavo del babilonese. No, perché stavo leggendo adesso un testo, sto imparando un po' di cose, che tra l'altro diceva il corno del capro fuggito dal greggio, questa cosa. Quindi pensa, l'hanno inventato loro, hanno inventato la birra. E questo no, quella la sumera, sì, vabbè, la ricetta originale, loro, sì, la ricetta originale. Loro, sì. Loro i babilonesi hanno fatto la doppio malto. Ah, sì? Ecco. Perché la sumera era una bionda, è pazzesco. Oggi è il 25 maggio e anche oggi quindi parleremo degli eventi accaduti in tutti i 25 maggi di queste migliaia di anni dopo l'apparizione dell'uomo sulla Terra. Ad esempio, il 25 maggio del 1961 Kennedy annuncia al congresso l'obiettivo di iniziare un progetto per mandare il primo uomo sulla Luna entro il decennio, e ce la fa. E infatti ce la fa, nel senso, poi ci sono stati dei film che dicono che non ce la fa, esatto. Allora, però va bene, il 20 luglio del 69 infatti l'Apollo 11, la missione dell'Apollo 11 arriva sulla Luna con i tre celebri
Armstrong, Aldrin e Michael Collins, che invece è l'unico che non è andato sulla luna, andato perché girava intorno alla luna. Voi pensate, mettetevi nei panni di Collins. Sì, ma è come uno riesce ad andare a fare l'astronauta, ma non solo, partecipa alla prima missione dell'uomo sulla luna e non va sulla e luna. Non scende sulla luna, non mette piede sulla luna, resta in tangenziale praticamente. Esatto. Che come gira uno, la roba, una tristezza. È come uno si non trovava riesce parcheggio praticamente. Sì, però attenzione, è come uno che riesce a entrare nelle grazie della donna più bella del mondo e poi non, no, non entra nelle grazie, no, e rimane bloccato in garage con lei che lo aspetta in stanza. Esatto, è incredibile. Esatto. No, comunque però bisogna ricordare le parole di Michael Collins, che sono forse più importanti perché sono sempre citate, quelli è un grande passo per l'umanità. Piccolo passo per l'uomo. Ma Michael Collins in orbita disse: e guardo il mondo da uno blow, mi annoio un po'. Quando sono triste mi travesto come Pierrot. Era in piena crisi. Ma non era, ma perché non l'ho mica vista, no, questa frase. Su questo questa dichiarazione, questa frase di Michael Collins. No, poi Tony ha scritto Luna. Luna! Certo! Questo spiega tutto. Non lo sapevate? Eh no, cioè, è pazzesco. Ma l'ha detto Togni? Togni ha usato, sì certo. No, l'ha detto proprio Collins, ho dato le mie parole a Togni per fare un pezzo. Pazzesco. Incredibile, perché questo povero Collins fosse una donna Luna. No, no, invece no, era la luna. Luna, infatti lo blocco qual è quello proprio del modulo. Quante cose incredibili si imparano ascoltando i cittadini su Radio 2. Incredibile. Ma anche cose che apprendiamo noi qui mentre stiamo per andare in onda. Ma anche cose che prima di dirle non le sapevamo. Beh, sì. Ma oltre all'evento spaziale vero, c'è l'evento ipotetico di queste guerre stellari, che sono uno dei primi film che forse a te aperto il cuore. Allora, delle ragazzi, quali parleremo dopo, perché lì tu sei un esperto per questo. Ascoltiamo Steve Miller con Space Cowboy. Che pezzo, Steve Miller Band, del mio cuore. Il cowboy dello spazio. Esatto, dicevo, tu sei un esperto di questo film, di questa saga in generale. Ragazzi, dovete sapere che era il 1977 e con la scuola siamo andati a vedere al cinema Manzoni, che non c'è più, siamo andati a vedere Guerre Stellari. Proprio cinema Manzoni, che non c'è più, si chiama così. Anche il cinema Cavour che non c'è più. Comunque era una serie che aveva un audio pazzesco, perché era il primo in cinema, tenetevi forte, in Sensurround. Che era praticamente il Dolby, insomma lo stereo bomba tutti dell'epoca. Quando sono uscito dal cinema camminavo una spanna da terra, perché no, veramente Guerre Stellari è stata una roba meravigliosa. Solo anni dopo ho capito che anche questo meraviglioso film, almeno nelle prime sue due manifestazioni cinematografiche, era stato viziato da un morbo gravissimo, che è il morbo della traduzione sbagliata, che colpisce Roma, in particolare il mondo di Cinecittà, no? Per cui avevano visto Darth Vader, perché chiamarlo Darth Vader? Diventerà Darth Fener. Perché? Che fa schifo. Why? Allora, la cosa più bella è scriveteci delle elettrolettere. Delle elettrolettere. I cittadini, @rai.it, se qualcuno di voi sa perché nella versione italiana sono stati cambiati i nomi. Ma ve ne dico uno più bello, R2D2, sì, il robotino. Certo, esatto, certo. Quello, il robotino per eccellenza. Bene, nei primi film è C1. Perché? È una malattia mentale, che appunto gira negli studi di adattamento e doppia. No, è rimasto. Cioè, no, è diventato C3. B8, bravo, B8. Perché? Non cambia niente. Attenzione, Han Solo è diventato Ian Solo. Perché? Perché? Non cambia niente. Basta. Calmati. Però ci sono anche delle cose simpatiche che forse non tutti sanno su Star Wars. Ad esempio, io ne so una bellissima. Che il primo Star Wars, le scene degli interni sono state realizzate agli Elstree Studios, poco fuori Londra, dove contemporaneamente c'era Kubrick che stava girando Shining. Oh, ma non ci credo. Per fare il quale film lui ha ricostruito l'Overlook Hotel, no? Lì, in quegli studi. Per cui si assisteva alle guardie di Star Wars che camminavano nei corridoi dell'Overlook Hotel, quello di Shining,
nelle pause. Ma ovviamente. Ecco perché allora c'è quella scena di Star Wars che si intravede dove c'è Darth Vader che sta scrivendo con la macchina da scrivere la morte nera all'oro in bocca. Ah, c'è quella scena? C'è quella scena, esatto. Lì, mi ricordo. Che non chi dice, ma cosa significa? Non si capiva. Io non me la ricordo. Me la ricordo perfettamente. Incredibile. Ero bambino e non capivo. Un altro particolare interessante è che la principessa Leila, che invece è Leila anche... No, è Leia. Leia. Perché anche quello? È doppiata da Ottavia Piccolo. Grande. Non lo sapevo. Mentre Han Solo, cioè Han Solo, è doppiato da Stefano Sattaflores. No, ti sbagli. Han Solo è doppiato da Stefano Han Solo da un altro. Mandateci le vostre mail intanto che ascoltiamo Moonlight Shadow di Mike Oldfield. Allora, perché abbiamo ascoltato questa bellissima canzone? Perché il 25 maggio del 1973 usciva Tubular Bells di Mike Oldfield. Mike Oldfield, quello che suona tutto lui. Disco praticamente con due tracce. Sono due canzoni. Due tracce. Certo, sono Tubular, lato A, e Bells, lato B. Non so e Bells. Non lo so, e per dire, sì. I formati che non esistono più, tipo LP, MC, Stereo 8, Reel to Reel. Cos'è Reel to Reel? Non lo so. A tra poco su Rai Radio 2, sempre con i cittadini. Siamo tornati, noi siamo negli studi di Corso Sempione a Milano, voi siete in macchina nel traffico, forse in coda, allora noi cerchiamo da un lato di intrattenervi, dall'altro di non farvi addormentare, perché è una brutta cosa. Scusa ragazzi, mi riaggancio a una cosa che ho detto io, ma mi sono domandato che cos'è. Ah certo. Il Reel to Reel. Cos'è questo Reel to Reel? Pare che sia proprio il disco uscito in supporto bobina. Sulle bobine, da mettere su, non so, sul remo. Sì, ma guardate che i dischi più importanti della storia della musica sono usciti in quasi praticamente tutti i formati. Cioè, Sgt. Pepper dei Beatles è uscito anche in trasmissione orale, incredibile. Cioè c'era gente che usciva dalla casa discografica e veniva a cantartelo. Veramente, era costoso. Allora tu parli di antichità, ragazzi, gli studi Rai, tu l'abbiamo detto qualche volta, grandi studi storici Rai, ma voi lo sapete, lo dico per quelli che ci stanno ascoltando, che sono in giro, che magari non sono mai stati in Corso Sempione a vedere com'è lo studio Rai antico, ma lo sapete che c'è una guardia sui merli alla quale devi dire una parola d'ordine per entrare. Per entrare. Ti tirano giù il ponte levatoio ed entri a fare le trasmissioni. Ragazzi, ma sono cose che non sanno. Ma sono cose bellissime. E poi ti fermano perché c'hai sempre questa armatura e non passi dal metodo. Devi lasciare giù la daga. Oggi le armi. È il 25 maggio, venerdì 25 maggio, e parliamo dei tutti i 25 maggi. Si è detto che il 25 maggio del 77 è uscito il film Star Wars, ma il 25 maggio dell'83 è uscito Il Ritorno dello Jedi, per cui sembrerebbe che il 25 maggio sia un giorno buono per far uscire dei film di fantascienza. Allora, io so che George Lucas è un po' un maniaco del 25 maggio, sì. Fa tutto il 25 maggio, tipo anche all'amore con sua moglie, ma tutto il giorno, però è pazzesco. Ma il 25 maggio del 35 è accaduta una cosa di altro genere, però interessante. C'entra con cose sparate nello spazio. Esatto. Babe Ruth ha battuto il 714esimo e ultimo suo fuori campo. Chi è Babe Ruth? C'è un po' poco tempo. È un campione di baseball del New York Yankees del passato, detto il bambino. E perché? Proprio in italiano. Il bambino in italiano. Babe Ruth era un giocatore dei Red Sox che venne di Boston. I nemici degli Yankees che venne venduto agli Yankees a insaputa di Babe Ruth stesso. Venne venduto agli Yankees perché il presidente dei Red Sox si era indebitato. Sì, aveva e Babe Ruth non aveva nessuna voglia di giocare negli Yankees, e la leggenda dice che entrò nell'ufficio del presidente dicendo: mi avete venduto, non vincerete mai più senza di me. Non hanno vinto per quanti anni? 86 anni. Quindi la maledizione Babe Ruth. Bambino, oh,
sono cavoli. Però questo bambino che era partito, questo fa ridere, vi dico questa storia bellissima, era partito lanciatore, cioè nessuno uno che sa che cosa voglia dire lanciatore, uno è quello che sul monte di lancio del baseball fa quello che fa Charlie Brown, cioè, alza la gamba, lancia la palla e di solito Charlie Brown viene trafitto da una battuta, mentre Babe Ruth era un lanciatore, ma neanche un lanciatore leggendario. A un certo punto imbracciò la mazza dicendo fatemi un po' provare a battere dall'altra parte, diciamo, fatemi un po' provare a battere, che vuol dire prendere la mazzola di legno e tirare e delle mazzate in orbita, sparare la pallina. E lui, insomma, se è vero che il 25 maggio è giorno di orbite, è giorno lunare, Babe Ruth cominciò a diventare il più grande fuoricampista di tutti i tempi fino a quei tempi. Quindi Babe Ruth era un boy di New York City. Parole sante. Fantastico questo pezzo dedicato a questo giocatore micidiale. Ma senti, io che non ne so molto, che media è 714? No, è un numero. Non è una media, sono proprio il numero delle partite. Ho capito, ma è una media rispetto alle partite no. di... No, è un numero di fuoricampo. Cos'è il fuoricampo? Il fuoricampo è una battuta sì potente assai, che la palla viene scaraventata fuori dalla recinzione o in tribuna, addirittura là in fondo. Avete presente il campo di baseball? È una grande fetta di torta. Diciamo che si batte dall'angolino e l'idea del fuoricampo è quando la palla la sparate fuori là in fondo dalla parte tonda. Certe volte esce dallo stadio, quando è molto lungo. Ed è la battuta con la quale fai più punti. Esatto. In assoluto, cioè è quello che il pubblico vuole quando va a assistere. E Babe Ruth era il più grande fuoricampista di quell'epoca. Il suo record è andato avanti per anni. Ah, perché credo è stato fino battuto? Alla 61. È stato battuto nel 61. Non lo sapevo. È stato battuto. Poi l'hanno battuto ancora dopo, ma sembra con il trucco. Perché è arrivata l'epoca del doping. L'epoca dell'additivo. C'è stato questo Barry Bonds che ha battuto il record di Babe Ruth, ma non è stato tanto apprezzato, anche perché dovete sapere che siccome il baseball è tutto, c'ha tutta una sua etica e pulizia, mentre Barry Bonds sparava i fuoricampo e batteva il record di Babe Ruth, apparivano degli striscioni dei suoi stessi tifosi, cioè i tifosi Barry Bonds, che dicevano Barry, Babe i suoi fuoricampo li ha fatti mangiando panini hot dog e tu invece... Infatti, un'altra cosa molto bella, siccome c'è il sospetto, allora i record di Barry Bonds sono con l'asterisco, che vuol dire attenzione, stiamo indagando. Allora il pubblico, per prenderlo in giro, va allo stadio con degli asterischi ma com'è andata a finire? Non si sa. Non mi ricordo. No, perché poi in realtà l'ha scampata. Però comunque tutti sono più affezionati al record di Babe Ruth. Esatto. Ma il 25 maggio del 1868 è nato un altro personaggio molto interessante di cui parleremo dopo, però. Il conte Camillo Negroni. Cosa? E questa era Celebration dei Kool & The Gang per festeggiare persone nate il 25 di maggio. Nel 1887 Padre Pio, nel 1936 Pippo Sant'Anastaso, nel 1922 Enrico Berlinguer. Ma nel 1868 era nato il conte Camillo Negroni, che secondo la tradizione tra il 1919 e il 1920 avrebbe chiesto al barista del caffè Giacosa di Firenze di preparargli un nuovo cocktail, poi chiamato in suo onore Negroni. Ma scusa, quindi Emilio, non c'entra quindi... niente col salame. No, infatti, ma quindi tra il 1919 e il 1920, cioè il barman ci ha messo un anno a fargli questo cocktail. Vi salutiamo! Ci potete riascoltare su Rai Play Radio. Diamo la linea a Caterpillar con Sara Zambotti e Massimo Cirri. Noi ci sentiamo lunedì alle 18 su Radio 2.